confesso che un po' come è stato per Gli Incredibili, a volte mi chiedo se abbia senso analizzare film di questo genere al di là di un livello relativamente superficiale di intrattenimento. Per carità, secondo me tutto merita di essere guardato con un po' più di attenzione, però a volte forse si trovano più difetti che altro. Certamente leggendo in giro su Wreck-It Ralph 2, Ralph rompe l'internet, sai che non mi ricordo come sia in italiano. Si leggono un sacco di pareri estremamente negativi, coi quali io non mi trovo d'accordo, forse anche solo perché per me vederlo è stato divertentissimo. L'ho visto con mio fratello, è stato un po' un tornare alle nostre origini, perché fin da quando lui era piccolo io me lo trascinavo dietro al cinema a vedere cose più o meno adatte alla sua età e abbiamo riso moltissimo. Non sarà l'umorismo più sofisticato di sempre, sono d'accordo, però c'è anche quel grado di citazionismo tra amici quasi, sembra i tormentoni che si hanno nei gruppi di amici, che ti fa sentire a casa. Perché il gioco, il punto di Wreck-It Ralph 2, è che Ralph cerca di fare qualcosa di buono per Vanellope. Vanellope si sta annoiando perché, al contrario degli Incredibili, Ralph non fa finta che non sia passato tempo tra il primo e il secondo film. Sono effettivamente passati 6 anni, Ralph sta benissimo, adora la propria vita, che sì, è un po' ripetitiva, lui ama anche per questo. Vanellope invece non sente più l'adrenalina del non sapere cosa c'è dietro una curva, perché ormai tutti i livelli del suo gioco sono stati sbloccati, non ci sono più sorprese. Nel tentativo di fare qualcosa di buono per la sua migliore amica, Ralph invece fa un grosso guaio. Sugar Rush finisce con il cabinato rotto e un unico pezzo che può salvarlo dall'essere letteralmente scartato, buttato via e usato per pezzi di ricambio. È un nuovo volante per il cabinato che è sui eBay. Naturalmente gli ospiti, al di là della presa, nel mondo di Wreck-It Ralph non hanno idea di che cosa sia la Wi-Fi, neanche quando viene effettivamente attaccata la spina del router. Alla ricerca di un modo per salvare Vanellope, il suo gioco e tutti quelli che in quel gioco sono lì con lei, Ralph e Vanellope si avventurano dentro l'internet per scoprire cosa sia questa cosa che si chiama eBay e per procurarsi sto cavolo di volante. Forse questo giro Wreck-It Ralph avrebbe potuto osare e fare una scelta temporale nei pezzi che succedono fuori dai videogiochi. Cioè c'è un momento in cui si vede il proprietario della sala giochi che si connette a internet e lo fa con quello che sembra un vecchio iMac. Però a parte questo, che comunque potrebbe essere un avanzo, nel senso che in una sala giochi dovessimo essere oggi, forse non ti aspetti la quintessenza della tecnologia a livello di desktop, quindi magari ci sta che sia ancora oggi e il computer sia molto vecchio. Ecco, il fatto che non ci sia una scelta su quando sia ambientato Wreck-It Ralph, secondo me è un'occasione un po' persa. Quando i due si affacciano su quella che sembra una delle città del quinto elemento, che è l'internet, diventa divertente aguzzare gli occhi e guardare i vari loghi e riconoscere come siano state trasformate visivamente alcune cose normali di internet. Tipo ci sono i tweets, ci sono questi stormi di uccellini azzurri che fanno bollicine da fumetto, ecco, con il tweet dentro. O ci sono dei trenini che sono Gmail. È qualcosa di mai visto? Sicuramente no, però è come quando entri in un qualunque genere di mondo magico, per cui vedi come in quel mondo si è trasformato qualcosa che per te è molto quotidiano. Quello io trovo sia divertente e comunque è un grado di novità, inevitabilmente, nel mondo di Wreck-It Ralph. Poi c'è quella che per me è un po' un'obiezione e lo so. Guarda, metto le mani avanti, è un'idiozia. Quando Vanellope e Ralph trovano eBay, si mettono a litigare sul volante insieme a un utente, a un umano. E naturalmente il prezzo sale. Però non sale come sale veramente in eBay, nel senso che lo saprai ovviamente, cioè se io sparo $27,001, quello non diventa automaticamente il prezzo dell'oggetto, a meno che qualcun altro non abbia scommesso 27.000. Cioè il momento che tu setti un prezzo è il tuo tetto massimo, non necessariamente il prezzo che sei disposto a pagare per l'oggetto. Lo so che è irrilevante, ripeto, l'avevo detto prima. Sembra quell'obiezione che ho fatto a Searching riguardo al fatto che, beh, non si vede però che un'email diventa una draft.
Lo so che sto facendo della polemica inutile, per quello avevo avvertito. Mentre Ralph è preoccupato più di tutto di rimettere le cose a posto, Vanellope non riesce a tenere gli occhi fermi, perché naturalmente ha davanti tutto un mondo pieno di curve dietro cui non sa cosa ci sia, e quindi l'emozione di scoprire, di vedere cose nuove la rapisce completamente. In più, finisce per circostanze assortite in una sorta di GTA, e dentro GTA c'è uno dei migliori personaggi nuovi di Wreck-It Ralph 2, e cioè Shank, che ha la voce di Gal Gadot ed è un personaggio bellissimo secondo me. Sono entrambe due fenomeni del volante e come tali si guardano tra di loro. Certo, un altro dei personaggi nuovi che mi è piaciuto moltissimo è Knows More. Ha la voce di Alan Tudyk, come era già successo al re cattivo del primo, è magnifico. In più secondo me è abbastanza riconoscibile, cioè lo capisci che è lui. Mi ha fatto ridere che ci fossero tantissimi loghi appunto più che riconoscibili. C'erano dei momenti in cui sembrava la sigla di Silicon Valley. Ancora una volta, sempre per trovare qualcosa di cui parlare al di là del mi ha fatto ridere molto, è stato uno di quei film in cui il trailer ha tradito una delle scene migliori, che è in assoluto quella del pigiama party con le principesse. C'è un dettaglio di quella scena lì che nel trailer io non avevo visto, quindi dovrebbe essere al sicuro e quella sarà un po' una sorpresa. E francamente secondo me restare seri in quel momento lì, si tratta di un consiglio che le principesse danno a Vanellope. Io ho riso molto. È vero che c'è tantissimo autocitazionismo, perché dopo tutto a un certo momento per esempio ci si trova nel sito di Oh My Disney e c'è Star Wars, c'è la Marvel ed è tutta roba della Disney. Potresti accorgerti in quel momento che sei davanti a una multinazionale che possiede il 98% forse delle cose che ami e ti senti un po' nel Lego Movie, secondo me. Cioè ti rendi conto che il sole non tramonta mai, ecco, sull'impero della Disney. L'unica autentica obiezione che ho da fare su questo film è che, per quanto, guarda, io sei disposta a fare un sacco di concessioni alla trama, cioè non mi sale neanche la polemica onestamente in film come questi, perché mi ci affaccio per divertimento puro. E ci sono dei momenti in cui magari c'è anche, guarda, una lettura metaforica, tipo un virus che duplica le insicurezze e quindi il codice come le insicurezze e i difetti di un carattere anche umano. Mi piace, però il finale è fatto troppo veloce, cioè l'ultimo atto mi sembra molto affrettato, specialmente rispetto a tutto il resto della trama, che secondo me, ti ripeto, nel suo essere un po' balenga, che è la sua natura, reggeva. Se il punto del primo Ralph era in modo molto esplicito, il punto è sì te stesso, qui il punto è non è un problema, se si vogliono cose diverse si può comunque essere amici. Rispetto agli Incredibili mi è sembrato sicuramente un film che si propone a un pubblico più giovane, cioè mi sembra che ci siano state meno gag rivolte a un pubblico un po' più grande, che magari sia cresciuto anche con questo film, anche se ci sono dei momenti che magari non hanno del tutto senso, tipo perché viene collegato un modem adesso quando evidentemente c'è già un'area abbandonata dell'internet, quindi l'internet è adesso, cioè su questo siamo d'accordo, perché se ci sono delle incertezze temporali sul mondo fuori dalle spine, dentro internet no, c'è il corrispettivo di BuzzFeed, ci sono i cuoricini, c'è un algoritmo che considera qualcosa di un minuto fa, qualcosa di ormai vetusto. La conclusione invece mi sembra un po' uno di quei casi in cui mi serve che la storia vada lì, fino adesso ho costruito delle regole che mi dicono per questo e questo motivo che non si può fare, vabbè. Alla fine ti ripeto, secondo me il doppiaggio è strepitoso, le battute ce ne sono di genuinamente divertenti. Certo, io non ero nella mia versione più propensa al giudizio severo, sicuramente, ma l'ho trovato divertente. Secondo me ha chance nel reparto animazione e secondo me no. Io auguro all'Academy di far vincere Wes Anderson. Basta. E a proposito di questo, ti confesso che a me è rimasto un voglino. Cioè ci si è presi in giro con le principesse, forse si è anche un po' preso in giro Star Wars, avrei tanto voluto vedere presi un po' in giro anche i supereroi. Come sempre aspetto di sapere quale sia stata la tua opinione su Ralph. Secondo te ha senso mettersi un po' gli occhialini da critico per questo genere di film o bisogna prenderli così a face value senza cercare di analizzarli più di tanto? O invece no, è proprio l'inganno che cercano di fare quello di voler essere presi così, soltanto con l'immagine di copertina, e invece dobbiamo guardarli con un occhio più critico? E secondo te, Wreck-It Ralph avrebbe dovuto
cercare di dire qualcosa sull'internet in generale, sul concetto di internet, oppure no? Quello era veramente un discorso troppo grande per stare dentro un film di questo genere. E un'altra cosa, ti piace che sia stato scelto questo discorso da insegnare in modo così chiaro e a lettere luminose ai nani? Cioè, il punto non ha senso essere gelosi degli amici, essere amici non significa possedere. Perché questo secondo me è stato uno dei dati migliori di tutto il film. Forse non eseguito al meglio, però mi è piaciuto e ti ripeto, mi ha divertito un sacco. Come al solito, tutti i link possibili sono nel box, fammi sapere la tua opinione, ti ricordo che c'è la I per votare nell'Oscar Contest, se hai già le idee chiarissime, ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!